51. Quindi io perché... Bentornati ad Area 51. Adesso è il momento dell'arte, hai visto? C'è un cavalletto, sì. Ce n'è anche un altro di fianco. Adesso è il momento, dell'arte. Adesso arriva un grande pittore, un sommo maestro del Novecento. Pensate, un artista che dipinge dei quadri, pensate, duple face, cioè li fa davanti e dietro. Io addirittura ne ho acquistato uno, però ho promesso al maestro che lo appenderò soltanto dalla parte che io ho pagato, perché ho pagato solo quella parte, quella dietro no. Quindi, signori, accoglierei con un grandissimo applauso il grande, immenso Mutandari! Arriva! Maestro! Prima di tutto, certo. Prima di tutto voglio ringraziarvi per l'accoglienza. Oh, grazie. Secondo di tutto voglio dire che grazie alla televisione le mie opere sono andate a Roma. Oh, finalmente ha venduto tutti i quadri, ha venduto. No, l'hanno rubato, Giorgio, maestro. Ah, peccato, che peccato. No, è un bene, perché adesso sono aumentato di valore. Ma che bello, quindi anche il mio, io ne avevo comprato uno, quindi anche il mio è aumentato di valore. Certo, anche il suo. Ah, che bello, adesso vale molto di più. Quanto l'avevi pagato? Io 5 euro. 5 euro. No, vale sempre 5 euro, però quello dietro vale 30.000. Vabbè, io attacco sempre dalla parte di 5, però. Vabbè, ma come dice il proverbio, passiamo alle opere. E andiamo alle opere. No, scusi, guardi che... Ho sbagliato cavalletto. Sì, okay. Sbagliano tutti, purtroppo così. Ecco. Guarda che lei è proprio un cialtrone. Guardi, io sono ma mi lasciano soli, magari allora, fate due chiacchiere. Passiamo alla prima opera di questa sera, eccola qua. Sì, silenzio. Non, non... Uomo che non ha fatto in tempo ad entrare nell'ascensore. Ma guarda, notate il particolare, ma... il farfallino che resta fuori. Ma scusi, ma lo sanno fare tutti. Guardi questo che bello. Questi sono dei virus che scappano dal loro amico che ha preso l'antibiotico. Ma che bello, che meraviglia. Lei è un cialtrone, ma fa dei quadri veramente da bambino. Ma che cosa dici? Lui fa parte della corrente... Che corrente era, scusi? Prima faceva il sorpresismo. Il sorpresismo, ma che ne sai del sorpresismo tu? No, ma prima, dopo che mi hanno rubato i quadri, sono diventato la corrente dello scavalchismo. Ah, dello scavalchismo. E in che cosa consiste? Lo scavalchismo, metti un mutandare sul balcone, scavalca il ladro, se spaventa e scappa via. Ah, certo, fa l'antifurto, pensate. Allora, guarda questo. Questo è bellissimo. Questo è lo Zippo. Lo Zippo. Scusi, cos'è lo Zippo? Lo Zippo. Fai parlare al maestro, zitto, fai parlare al maestro. Quando mangi il gelato ti rimane lo Zippo, quando mangi il ghiacciolo, lo Zippo. Che ne sai? Cioè, lei è una vergogna, lei ha fatto un... Guarda questo, che bello, in tuo onore. Questo è Milano. Milano. Non c'è niente. E per forza c'è sta sempre la nebbia a Milano. Che dovete vincere questo pure? Milano. Niente. Questo lo conosco, questo lo posso presentare. Questo lo conosco. Prego. Questo è un grande quadro, un quadro che io ammiro. Un quadro che mi piace, io lo volevo dentro casa mia. Questo è il famoso quadro La nevicata del 56. Guardate i colori. Questo è quello. Quella me l'hanno rubata. Questo lo faccio domani. Questo farà parte del futurismo. Lo faccio domani. Ma lei non ha fatto niente. Guarda che schifo. Questo è un quadro di sostanza. Guarda che monnezza. Ma quale Van Gogh? Questo è un Vincent. Ma che dici? Leggi qua, Vincenzo, terza C, guarda che roba, guarda, Vincenzo. Lo schifo, si vede, uno schifo. Ma è bravissimo! Ma che bravissimo! Ma chi è Vincenzo? Senti, facciamo questo. Chi è bravissimo quello? Scacchiera per Ermiti. Ma guardate, la profondità del maestro, perché si sta da una parte e gioca, della non c'è nessuno, non può giocare, è giusto. E per concludere questa bella serata con voi, la palla di bowling egiziana. Ma che cos'è? Mi sembra giusto, sulla sabbia si ferma lì, è normale. Ma giusto, guarda te. Senta, come dice il proverbio? Come dice il proverbio? Buonasera. Che proverbio, Mutandari! Grande Mutandari! Oh, ma che cosa, ma che ne sa, ma questo che quadro. Ma che Mutandari! Questo veramente bisognerebbe dirne quattro a questo. Ma che scusi, guardi che sono bei quadri, questi sono bei quadri. Ma non dice nulla! Ce l'abbiamo anche noi a casa, non dire niente, stai zitta, perché ce l'abbiamo io qualche volta, mi sa che lo giro dalla parte di 30.000, senza dire niente. Il quadro! Ma che me ne frega? Ma che ti metti a fare polemica? Scusa, voi ti metti a fare polemica per un quadro da 5 euro che dietro vale 30.000. Non facciamo polemica, non la facciamo polemica. Non facciamo polemica, perché già c'è sta chi la fa la polemica. E lui è Alessandro.